Quindi, no, tu pensi che se tu fossi stata come sei adesso, libera, no? Di essere te stessa, leggera, l'hai detto tu, poi si torna un po' bambina, probabilmente poi le tue grandi storie d'amore sarebbero durate di più? Ma non lo so, la mia prima grande storia d'amore è stata con Strehler, no? Io ero una ragazza molto attraente, ma ignorante, sapevo tutte le lingue, ma ero ignorante. Quindi quando l'ho incontrato, lui mi ha dichiarato il suo amore. Come si fa davanti a un genio così? Ti innamori follemente. Io ero pazza di Giorgio e non l'avrei mai lasciato, ma... ho visto una foto che mi avete mandato, di noi due che mangiamo il prosciutto. Non lo so. Io non so, sono due che Certo, vanno delle facce abbiamo chi tristissime. mangia il prosciutto? Io e lui mangiamo il Ah, io non l'ho prosciutto vista. con due facce così, si vede che eravamo timidi Me la tutti e fate due. vedere? Qui siete serissimi in Sì, questa foto forse qua. perché eravamo fotografati e noi non amavamo, anche Strehler era molto timido, eh? Era timidissimo, mi Però un uomo. corteggiava così durante. Io pigliavo il tram 11 per andare dalla scuola del piccolo verso casa e lui con la macchina mi seguiva, questo per un anno. Ma non ha mai parlato, però veniva a tutte le lezioni e quelli dell'anno prima dicevano che c'era Cobelli, Anna Maria Giancarlo Guarnieri, Romelli, dice, ma come no? come mai che da voi viene tutte le lezioni, da noi non veniva mai? Era innamorato. Sì. E lui era gelosissimo di te, vero? Sì, molto. L'hai lasciato tu. A un Sì. certo punto non ce l'hai fatto più, un genio. Non l'avrei mai lasciato se non avesse esagerato in certe cose. Che tu non accettavi, Alla fine ovviamente. no, però perché avrei dovuto lasciare l'uomo che mi ha amato di più sicuramente, perché lui cosa ha trovato? Una ragazza da costruire, io dico sono una ragazza inventata, no? Io non avevo nessun fuoco, nessun inconsapevole di qualsiasi talento. Lui l'ha capito Lui l'ha invece. capito, però mi ha detto tu sei troppo fragile per fare questo mestiere. Difatti io perché ho sofferto di depressione? Perché soffrivo di insonnia totalmente, non dormi. Se non dormi per 2 o 3 mesi vai in Beh, non ce la depressione per fai, forza, non non ce ce la la fai. fai. E così con gli antidepressivi sono guarito e buonanotte. Però lui è sempre stato, ha sempre fatto parte della tua vita, avete No, continuato ad perché lui mi ha avere. detto o tu torni con me o ti odierò per tutta la vita. E così è E così è stato. stato. Non ti ha più voluto rivedere. No, l'ho chiamato quando si è innamorato di Andrea Johansson. Allora ho detto adesso lo chiamano. E allora avete ricominciato ad essere Sì, amici. amici no, Addirittura, ma sono Ornella. andata a teatro a vedere un po' di prove. Non l'ha accettato. Mai. Vediamo un altro filmato con un altro amore. Ti lascio una canzone da indossare sopra il cuore. Ti lascio una canzone da sognare. Quando hai sonno, ti lascio una canzone per farti compagnia. Ti lascio una canzone da cantare. Una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi? Tu amerai dopo di me. A chi non amerai senza di La bellezza di questa canzone, Ornella. un capolavoro questa canzone. Gino è stato una grande passione, un grande amore, ma siamo ancora molto amici. Io voglio buonissimo bene a quel baffotto là. Proprio gli voglio bene. Lo vado a trovare perché sono molto amiche. Lui ha una Di moglie Paola, tu sei fantastica, molto amica di Paola. Paola anche, Tutti sono sì. innamorati di Paola, di Sì, è vero, conseguenza una donna anche di fantastica. Gino. Però è stato un grande amore il Sì, sì, vostro. sì, sì. E lui finito perché? Perché era troppo complicato. Eravamo tutti e due Tu però sposati. tutti complicati, no? Tutti siamo un po' complicati, tutti. Sì. Sì, ognuno attira quello che
che vuole attirare, non lo so. Io... Mia madre mi diceva, ma come fai a essere innamorata di Paoli che è così un cesso? Cioè, mamma, mamma, intanto deve piacere a me e non a te. Poi tu ti svegli una mattina e senti, Sassi, che il mare è consumato, se non ti innamori sei sordo. Sì. A parte che l'ho sempre trovato un uomo pieno di fascino. Gino, guarda, erano sicuramente due uomini, due fascini molto diversi. Meglio quando ho cominciato a invecchiare, l'ho trovato... più affascinante. Sì. Gli è venuta la faccia del grande vecchio francese. Sì. No? Sì. Quindi ha imparato anche a cantare. Perché, sì, perché prima no. Mi sembra che era giovanissimo, non tantissimo. Però adesso sì, è bravissimo, così. Mm. Allora, cosa ti devo dire? Devo dire che... basta, Paoli. No. E poi, però, devo dirti che l'uomo più affascinante, con cui non ho avuto rapporti, diciamo, fisici, però avrei voluto seguire tutta la vita lui e morire vicino a lui, era Ugo Pratt. Ah, Ugo Pratt. L'uomo più affascinante che tu potessi incontrare. Con quegli occhi meravigliosi, E poi quando parlava, quando scriveva, quando raccontava, era un po' come Borges. Mm-hmm. Non capivi mai qual era la verità, qual era la finzione, qual era l'invenzione. Poi questa sua curiosità, prima di morire è andato da Stevenson, ha cercato di arrivare fino alla tomba. Cioè, quello era l'uomo più affascinante che abbia incontrato. Tu ti sedevi davanti a lui, il mondo era lì. Però non è nato mai un amore con lui. No, abbiamo detto, andiamo a... dov'è che... andiamo a Malta. Non sono mai stato. Ma come non ci sei mai stato? No, non sono mai stato. Venezia. Sì, Venezia. Dimmelo, sì. Come non sono mai... Sono mai stato e poi è morto e non siamo andati. Perché forse a Malta... No, non l'ho mica ammazzato io, è morto. Forse a Malta poteva succedere no, qualcosa. Poverino, no, non ce l'ho fatto. Senti, però voglio tornare per un momento alla canzone meravigliosa che Gino ha scritto che per lui te. Ha scritto durante la prima tournée, durante per la, verso e la chiusura. Questa era l'altra che abbiamo visto. E lui questa canzone l'ha scritta per te, ha detto io. Per noi. Per voi. Sì, sì, sì. Bellissima. Andiamo avanti con un altro uomo pieno di fascino, poi qui me lo devi dire tu, vediamo. Sì. Beh, insomma, non credo sia stato un tuo amore. Poi mi dirai tu, purtroppo, non lo so, tu hai sempre detto non c'è mai stato nulla tra di noi. È Franco Califano. Mai, veramente mai. Così bello. Nessuno mi conosceva come te. Hai già capito tutto, È che da quando mi hanno detto che sei matto, c'ho paura di qualche tua pazzia, che ne so. Che debotto, magari scappi via. Maleda mia, dov'è? Io sono una donna che sta riposando dopo aver rovesciato mezzo mondo. Io ormai c'ho il doppio vetto e la cravatta, dove vado? Dio, sono proprio matta. Io per te sono l'ultima occasione. Sono libera. Sei bella. E stiamo bene insieme. Eravamo amici, ci guardavamo e ridevamo come pazzi. Ma scusa Ornella, un uomo... Senti, ma voi, sai che nessuno mi crede? Insomma, non abbiamo mai fatto l'amore io e Califano. Oh, mai? Dimmi perché non dovrei dire sì, l'ho fatto. Perché? Dimmelo perché. Ah, perché non l'ho fatto. Ma perché non l'avete fatto? Ma che domanda, eh? Lo devo dare a tutti? Tu gliel'avresti data? Sì, e certo che sì! Te credo! Vabbè, tanto sono le prove di domenica I! Queste sono le prove! E dopo ci fa lo spettacolo! Bello, simpatico, vediamo Ornella. Era una vergine come me. Chi? L'ho conosciuto che era un ragazzo. Chi vergine? Tu? Io in senso... Sei della vergine? Della vergine. Sei della, il mio ascendente vergine. Allora, sai che l'ascendente bilancia, è più forte sì. del segno. Mm. Anche Califano era vergine, ascendente vergine. Io ho anche Venere in vergine, che quando la vergine c'ha sfiga, c'è una sfiga globale. Cioè, vergine, ascendente vergine, Venere in vergine, dopo doveva avere tutto vergine. L'inferno, guarda. Ma cosa c'è da ridere? Vuoi vedere che a me mi prendono per un numero comico ormai? E mi fanno fare gli spettacoli dei bambini.
Mi mandano col mago, non c'è più il mago azzurro lì? Il mago azzurro, no, con la mantellina azzurra. No, te lo ricordi?